Il mare Nero Ero era presente fino a 2 milioni e mezzo di anni fa e lo testimoniano questi bellissimi fossili. Dagli esemplari più antichi, come quest'ostrica, che appartiene alla stessa specie delle ostriche che si possono trovare in questi giorni a Brest, però ecco, questa è datata a 5 milioni di anni ed è stata ritrovata nelle frazioni di terreno più antiche, con una presenza di calcare e di limo maggiore. Si arriva al 25-30% di calcare con una buona percentuale di limo. Passando invece a questi fossili, questo è un esemplare di Pecten regensis, no? Pettine della regina, proprio per la forma. Questo esemplare potrebbe essere datato 2 milioni e mezzo, 3 milioni di anni fa. È stato ritrovato adesso in una frazione di terreno più sabbiosa, meno calcarea, 10% di calcare, e praticamente per nulla limosa. Si arriva al 90% di sabbia. Quando questi due terreni che vi ho spiegato brevemente adesso si incontrano in una fascia ben precisa della collina, che noi piemontesi chiamiamo costa, in una costa collinare ben precisa che si trova Nero Ero fra 290 e 330 metri, ecco, lì c'è il terreno ideale, ci sono le condizioni microclimatiche ideali dove si può piantare nebbiolo. Quindi, sintetizzando l'incontro fra questi due fossili, no? A testimonianza di un mondo marino ormai perduto, che però ha arricchito questi terreni di calcare, ecco, l'incontro fra questi due fossili dà la possibilità pedologica e agronomica di coltivare il nebbiolo nella zona del Roero. Prima ho richiamato la quantità di sabbia, 90% di sabbia. Ecco, questi sono terreni fortemente dilavati. Se si ha presente un recipiente di sabbia, se si ha in mano un recipiente di sabbia e lo si riempie d'acqua, ecco, questo trattiene pochissima acqua, l'acqua andrà via. E con l'acqua vanno via, se si ripete l'operazione per migliaia di volte, gli elementi nutritivi del terreno. Questo è successo per i terreni del Roero. E che cosa resta? Ecco, le radici delle piante di nebbiolo e dell'arnese che crescono su questi tipi di terreno devono concentrare l'aspetto estrattivo per forza sui minerali e sulla poca sostanza organica che gli viene offerta in questi tipi di terreno. Quindi, riassumendo e soprattutto saltando dal terreno al bicchiere, quello che si può notare è la fortissima e facile da degustare sapidità e mineralità dei vini del Roero, siano essi bianchi, l'arnese, e siano essi rossi, salato e minerale, e ci avete preso.